Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua, oggi è venerdì 9 marzo e oggi parliamo di un tema davvero davvero interessante. Siamo contentissimi e felicissimi di avere qui l'ospite di oggi, perché parliamo della M4, della famosa metropolitana che insomma stiamo aspettando tutti quanti finalmente di poter provare, e sappiamo che dobbiamo ancora attendere un po', però siamo davvero contenti di avere, beh, colui che potremmo chiamarlo il signor M4 in questo caso, il presidente di M4 SPA, il dottor Fabio Terani. Buongiorno e grazie mille di essere qui con noi oggi. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Grazie mille davvero di essere con noi, perché insomma M4 se ne parla veramente da tanto tempo. Prima fuori onda chiacchieravamo un po' e mi diceva i primissimi cantieri sono nel 2013, già si è iniziato già nel 2013 a fare i Sì. primissimi cantieri. È un lavoro comunque che ci vuole tanti anni a farlo, lo diciamo, lo sappiamo, è inutile che stiamo qua a raccontarci storie. Insomma, è un lavoro imponente che cambierà completamente il volto della città di Milano. Sì, è una, diciamo, nuova linea della metropolitana che ha un'importanza paragonabile a quella della M1, più o meno, nel senso che come la M1 ha attraversato la città secondo una direttrice fondamentale, che è quella che va da Sesto San Giovanni a Lotto, a San Siro, la M4 collegherà l'aeroporto di Linate con il centro della città. Con San Babila, da San Babila farà tutta la circonvallazione interna fino a Sant'Ambrogio, e da Sant'Ambrogio uscirà verso San Vittore, Solari, Foppa, Lorenteggio fino a Piazza Tirana, dove si interconnette con il passante ferroviario. Sono sostanzialmente 16 km di linea, Wow. 21 stazioni, un sistema cosiddetto driverless, senza guidatore, che avrà una notevole capacità di trasporto, anche perché sono come la M5 dei treni più piccolini, ma avranno una frequenza molto maggiore a quella della M1, della M2, della Faccio una domanda M3. un po' tecnica. Allora, come Sì. si usa ultimamente fare, appunto, come si è passata questa idea dei treni più piccoli, invece magari appunto della famosa, so, M1, M2, che si vedono questi treni immensi? Beh, il sistema driverless è un sistema che consente minori costi di esercizio, non essendoci personale in vettura. Viene controllato tutto attraverso un sistema diciamo, una cabina di regia che permette di tenere sotto controllo l'intera sistema funzionante. È un sistema moderno sostanzialmente, mentre quello della M1, M2, M3 con a bordo il guidatore e i treni pesanti è un sistema di altri tempi, diciamo degli anni 60 come concezione. Il nostro è un sistema, diciamo, del 2000. No, vabbè, finalmente Milano, quindi completamente nel futuro con questo tipo di linea. Una linea diceva appunto 16 km, mi viene a dire poi una linea che va da confine a confine, perché parte quasi confine alla città, appunto a No, Linate, parte da oltre i confini della città, oltre, nel ecco. senso che sbarca sostanzialmente nel territorio di Segrate, perché Linate è comune di Segrate, in parte comune di Peschiera Borromeo. Noi saremo nel territorio di Segrate, all'interno del sedime dell'aerostazione, quindi siamo fuori dalla città di Milano. E uscite anche verso l'altra parte, perché so che insomma siete quasi al confine con i comuni dell'Interno, con il vostro il deposito, no? Poi. Siamo a Piazza Tirana come capolinea e il deposito è sostanzialmente sull'area di San Cristoforo, quindi diciamo che siamo tra Ludovico il Moro, Corsico Buccinasco, diciamo, questo è più o meno il punto in cui ci Quindi ci collochiamo. sarà un punto in cui la metropolitana per andare in deposito passerà al di là del Naviglio, Passerà giusto? sotto il Ah, Naviglio, ok. passerà sotto molte altre linee, passerà sotto la M1, passerà sotto la M2, e passerà sotto la M3, passerà sotto il passante ferroviario, passerà sotto il fiume Olona, passerà sotto il Naviglio della Martesana, passerà sotto un grande, diciamo, sistema fognario di scarico delle acque che è in Piazza San Beabila, che si chiama Grande Sevese, che ha origini addirittura romane, e passerà sotto la ferrovia Alinate, passerà sotto il fiume Lambro. Quindi diciamo che è un'opera solo da queste interconnessioni, da queste Infatti, interferenze molto complesse. non male, dovrebbe dire insomma che quando si tira la linea sulla mappa sembra facile, no? Noi altri che guardiamo da fuori, Sì. tira lì, passa lì, ma no, ma semmai passa di là, cosa ci vuole?
Invece immagino che le sfide siano state tantissime. La sfida, una delle sfide più grosse che avete dovuto affrontare, qual è stata? Beh, abbiamo dovuto affrontare una quantità di interferenze nel territorio urbano denso, nel centro della città, in modo particolare le interferenze di telecomunicazioni, cavi di fibra ottica, cavi di vario ordine e grado che ci hanno portato a problemi di natura amministrativa oltre che tecnica molto complessi che hanno provocato qualche problema, qualche ritardo perché ne abbiamo trovati una quantità anche superiore a quella nota, diciamo così. Poi abbiamo trovato dei problemi legati all'esistenza di pozzi artesiani non censiti, vecchi del Comune di Milano degli anni 20, 30. Della cui esistenza si era dimenticati, che però scendono fino a 100 metri per Wow. pescare l'acqua ed erano proprio alcuni abbiamo trovati proprio sul nostro percorso, quindi abbiamo dovuto fermare le talpe, le macchine che scavano in profondità Anche perché e fa curvare una linea della metropolitana, non credo sia così no, semplice, giusto? rischiavamo di provocare qualche incidente al funzionamento delle talpe, quindi abbiamo dovuto prima trovarle, cosa che non è stato semplice, isolarle ed estrarle in modo che non interferissero con il funzionamento della talpa. Poi abbiamo avuto questioni analoghe con tiranti legati alla realizzazione di parcheggi, per esempio in Piazza Concordia, poco prima di Piazzale Tricolore. Dove abbiamo trovato dei tiranti di un parcheggio realizzato. I tiranti sono dei cavi di acciaio che entrano sostanzialmente lateralmente alla realizzazione di pareti perché consentono di mantenerle dritte fino a che è stata completamente realizzata. Dopodiché vengono detensionati, però rimangono nella maggior parte dei casi abbandonati nel terreno, solo che sono dei cavi di acciaio, anche qui se li avessimo Tirati su una talpa avvolti all'interno della Anche talpa sarebbe stato perché mi rischioso. viene da pensare che insomma sono decenni e decenni che forse non mi ha fatto un'opera del genere, soprattutto nel centro città, nel senso erano anni che non si scavava così in profondità nel centro Nel centro della città. città sicuramente l'opera più recente analoga alla nostra è la M5, che però va da Fulvio Testi, rimane diciamo esterna, fa Viale Cenisio e Infatti ho poi detto prende campo al centro, ma la cerca di starci fiera e fuori. viene verso San Siro. Invece la nostra linea è tutta nel centro della città, la taglia in due, quindi trova una quantità di sottoservizi, fognature, problemi di natura archeologica. In apertura ho paragonato l'opera dell'M4 all'opera dell'M1 per importanza e per come anche molto probabilmente cambierà il volto della città. Che tipo di linea appunto potremmo definirla l'M4 da questo punto di vista? Beh, è una linea portante fondamentale per modificare anche l'accesso urbano, perché da Linate uno potrà prendere la metropolitana 4 e arrivare in Piazza San Babila in 13 minuti, viceversa da Piazza San Babila uno potrà sbarcare all'interno dell'aerostazione Linate in 13 minuti. Quindi è una linea di collegamento che renderà la città di Milano accessibile come non ce ne sono altre in Europa. Dall'aeroporto e rappresenta un po' un unicum straordinario. Dopodiché attraverserà il centro della città, come abbiamo detto, collegando istituzioni molto importanti come due ospedali, il Policlinico. Ne avremo una fermata praticamente all'interno del sedime del Policlinico, quindi sostanzialmente si potrà, e se forse se il modo più comodo per arrivare al Policlinico, al pronto A soccorso sarà di prendere. andare metropolitana. Abbiamo la stessa fermata del Policlinico, serve anche l'Università Statale, quindi decine di migliaia di studenti. In Sant'Ambrogio serviamo l'Università Cattolica, anche qui altre decine di migliaia di studenti, e un altro ospedale che è l'Ospedale San Giuseppe del gruppo Multimedica, è il Museo della Scienza e della Tecnica. Quindi diciamo, diamo solo in questo senso chiaramente l'idea di servire grandi istituzioni, grandi flussi. Poi abbiamo una fermata in Piazza Vetra, quindi saremo oltre che in uno dei luoghi più belli dal punto di vista paesistico della città, proprio nel centro della Movida, una interconnessione con il trasporto pubblico locale sia lì che in Piazza Resistenza Partigiana, che è Sì. praticamente De Amicis, Corso Concordia,
Concordia, no, come si chiama? Insomma, così porta Genova. Lì è un altro punto in cui avremo un interscambio molto importante con il sistema del trasporto pubblico, per arrivare poi alle interconnessioni con il sistema del passante ferroviario, perché abbiamo tre interconnessioni. Appunto, le interconnessioni sono interessanti, perché appunto avete delle interconnessioni che, come dire, si sentivano che mancavano. Abbiamo un'interconnessione con il passante ferroviario a Forlanini FS, abbiamo una seconda interconnessione con il passante ad Ateo e poi abbiamo una terza interconnessione in Piazza Tirana. Quindi ci aspettiamo anche che chi arriva a Piazza Tirana, che sostanzialmente, se fosse finalmente i milanesi cominciano a capire come funziona anche il passante, rappresenterà un arretramento della stazione di Porta Genova, eviterà di venirci in macchina, prenderà il treno e poi la metropolitana, perché poi arriverà in centro molto rapidamente. In più abbiamo l'interconnessione con la linea 1 a San Babila, l'interconnessione con la linea 2 a Sant'Ambrogio e poi verrà realizzata un'interconnessione non così intima. Molti se lo chiedono, infatti, come funzionerà con la linea 3? C'è una interconnessione che verrà realizzata all'altezza del nodo, diciamo, Sforza Policlinico Missori, quindi con Piazza Missori, perché abbiamo scartato l'idea di andarci a collegare con la M3 in crocetta per l'esistenza di problematiche soprattutto nel sottosuolo ma anche nel soprasuolo, quindi dai tram che passano in corso di Porta Romana a una grande condotto fognario che rende problematico il collegamento, oltre alle problematiche di natura archeologica, perché quella è un'area particolarmente delicata dal punto di vista archeologico. Ci collegheremo con soluzioni che stiamo ancora mettendo a punto insieme al Comune di Milano, invece con la stazione di Missori, facendo praticamente via Pantano, che è molto più tranquilla dal punto di vista delle interferenze. Ci sarà quindi molto probabilmente un sottopassaggio un po' più lungo. Rispetto... Una cosa di questo genere. Cioè, dei tapis roulant o delle connessioni di questo genere, sì, che sarà. Come si chiama? Non condizione intima, diceva appunto. Comunque. Sì, mentre voglio dire con la 1 a San Babila scambieremo come siamo abituati a vedere. Questo porterà un'altra volta a spostare Milano, interessante come sposta spesso i suoi centri, no? Ultimamente sì. Garibaldi è uno dei quei centri fondamentali per lo spostamento in città. Mi viene a dire San Babila diventerà ancora di più adesso, però San Babila spostando la città da Duomo più verso appunto magari. Beh, sarà un punto di ingresso alla città per chi viene da Linate e viceversa sarà un punto di partenza, perché quasi quasi, diciamo, i gate, il check-in di Linate si sposterà alla stazione metropolitana di San Babila. Appunto abbiamo detto, quindi con la M3 avete trovato, cioè state cercando una soluzione, ma avete capito che la soluzione sarà Missori molto probabilmente. Grandi sfide. So che la statale qualche mese fa ormai insomma vi ha chiesto però un po' di diteci cosa succede, insomma, molto probabilmente si cominciano a sentire tremare il pavimento. Perché non erano ancora cominciati i lavori, ma sono stati fermati su richiesta del rettore dell'università statale, che data la delicatezza del corpo edilizio della Cagranda, che è stata costruita alla fine del 400 da Filarete, l'architetto, e poi ricostruita sostanzialmente dopo la seconda guerra mondiale, perché è stata bombardata, quindi diciamo è un corpo storico con innestati dei corpi recenti. Ha chiesto di fare degli approfondimenti rispetto alle possibili ripercussioni sull'edilizia, sedime, sull'edificio dell'università statale. Noi abbiamo selezionato un esperto indipendente dell'Università La Sapienza di Roma, che aveva già lavorato a Roma sulla metropolitana e le interferenze con i molti monumenti che ci sono in città. Ci ha molto rassicurato da questo punto di vista. Ricordo che il tunnel è un tunnel profondo. Quanti metri parliamo in media? Attorno tra i 20 e i 25 metri sotto il piano campagna. Le interferenze che sono più potenzialmente nocive per l'università statale sono quelle legate alla realizzazione della stazione, che quindi deve venire in superficie, quindi la realizzazione dei muri che si chiamano diaframmi, che arrivano fino a una profondità di 30 metri sostanzialmente, per cui bisogna scavare, bisogna iniettare delle gabbie di acciaio, bisogna iniettare il cemento, perché si creano dei muri di cemento armato, e poi bisogna rompere le teste di questi muri per realizzare poi la copertura. Qui vengono prodotte delle vibrazioni, ragione per cui lo studio indipendente che abbiamo realizzato insieme anche alla sovrintendenza ci hanno portato a ritenere
prudenzialmente opportuno costruire una sorta di impalcatura sulla facciata dell'università statale che ci ha permesso di mettere in sicurezza tutti gli elementi più gracili, che sono sostanzialmente le formelle in terracotta che possono staccarsi o rompersi, che sono attaccate alla facciata dell'università, le bifore, cioè le colonnine che sono all'interno delle finestre dell'università, anche Fantastico. queste sono molto gracili, Molto, e il colonnato devo dire che è molto dell'università. affascinante questa cosa, perché insomma lei ha a che fare con queste, come si chiamano, le talpe, Sì, le TBM o le talpe. TBM, cos'è, che sono dei mostri da Sono delle macchine che lunghe circa 100 metri. 100 metri che mangiano e triturano tutto quello che trovano, quindi Sì. diciamo non hanno una gran sensibilità, come verrebbe da dire, la macchina No, in in sé, e lei deve realtà. avere una grande sensibilità invece nel poter, appunto mi diceva, queste terracotte, ad esempio, sopra. Beh, le È macchine, interessante, no? Come. anche le macchine in realtà sono molto sensibili. Sono Ok. grandi macchine, ma sono molto delicate, per cui devono lavorare, possono lavorare bene quando il terreno è pulito e non incontrano ostacoli, non producono grandi, diciamo, risentimenti in superficie, non si sentono quasi neanche passare. I lavori invece in superficie, la realizzazione delle stazioni, producono molti fastidi alla popolazione, vibrazioni, Quindi sono più rumori, stazioni quelle che poi polveri. danno Polveri, fastidio con. diciamo, il tempo non ci mette nelle condizioni di soffrire per le polveri, però certamente i rumori e soprattutto le vibrazioni possono dare fastidio. Sì, sono le stazioni quelle che danno più fastidio perché sono quelle che vengono in superficie, sono delle scatole di cemento profonde 30 Però come diceva metri. all'epoca della M5, diceva insomma, quelle stazioni che poi dopo. Quelli che in questo momento hanno grossi, Utilizzeranno. grossi magari disagi, comunque poi utilizzeranno. Certo. Possono Noi utilizzare la chiave come sull'ascensore condominiale. Cioè, se potessi No, troppo, a quel punto non ti do la chiave per la metropolitana e non la usi. Pensavo. però parliamo di, bisogna ricordarlo, di un'utenza prevista di 86 milioni di viaggiatori all'anno. Quindi un numero importante. Mamma mia. Diciamo, questa sensibilità è tutto molto interessante. Dove sono in questo momento invece le talpe? In questo momento dove sono le Le talpe? talpe hanno sostanzialmente Siamo. terminato il loro lavoro nella tratta est. Quindi da Ok. Linate sono partite nel 2013, hanno fatto una prima tappa nella zona nota come il Pratone, per noi Forlani, stazione Forlani FS o via Segneri, Sì. via Sereni, scusate, Sereni. Poi da lì sono ripartite e oggi sono praticamente in piazzale Tricolore, in piazza Tricolore. Ok. Quindi hanno fatto complessivamente Ne 6 parliamo al chilometri, plurale perché sono più di una. sono due tunnel, Ok. quindi sono Ah, sono due che due vanno. talpe che vanno quasi in parallelo, non Ok. proprio in parallelo, parte prima una e dopo una quindicina di giorni parte l'altra, perché per evitare, come dire, possibili interferenze dovute al E parallelismo. usciranno poi dall'altra parte? E queste talpe usciranno da Piazzale Tricolore, quindi ci Ah, ok. aspettiamo che nel giro di una decina di giorni sfondino il diaframma, quindi la parete che è stata costruita, ed entrino nella stazione di Piazza Tricolore, quindi quella scatola di cemento profonda 30 metri, da lì verranno smontate e Sì. portate via. Da lì verranno calate delle talpe più grandi, perché il centro di Più Milano grande. vedrà dei tunnel di dimensioni maggiori. Quelle che stiamo smontando, che usciranno tra poco in Piazza Tricolore, hanno un diametro di 6,45 m. Quelle che faranno il centro della città invece hanno un diametro di 9,15 m. Sono più grandi perché il corpo stazione del centro della città è più piccolo, non comprenderà i tunnel come è successo invece nella tratta est, ma i tunnel saranno laterali e la stazione si infilerà in mezzo ai due tunnel Ok. utilizzando parte del tunnel per fare le banchine. Questo perché gli spazi a disposizione per scavare nel centro della città sono molto più risicati e Quindi. non è possibile avere, diciamo, un scavo che comprenda entrambi i tunnel. Queste partiranno più avanti, tra
diciamo fine 2018, inizio 2019, mentre sono in fase di montaggio le talpe che faranno la tratta ovest. Sono nella stazione, nel deposito di San Cristoforo, in fase di montaggio in questi giorni, partiranno tra giugno e luglio del 2018 per fare il loro lavoro fino a piazza, fino al Parco Solari, dove verranno estratte sia quelle che vengono da San Cristoforo, sia quelle che hanno fatto il centro venendo da Piazza Concordia, da Piazza Tricolore. Uno penserebbe che poi una volta fatti i tunnel finito tutto, invece poi insomma i lavori sono ancora tanti da fare. Beh, diciamo, ci siamo riferiti fino ad ora ai lavori di natura di ingegneria civile, sì, cioè edilizia, i buchi, le stazioni, la realizzazione delle stazioni, che costituiscono certamente la gran parte del lavoro, ma non la sola parte, perché poi c'è un grande lavoro di realizzazione delle attrezzature, a partire dai binari, per arrivare all'alimentazione elettrica, per arrivare ai sistemi di segnalamento, che nel caso di una stazione automatica, di una metropolitana automatica senza guidatore, sono particolarmente delicati e complessi. Insomma, lì parliamo di che tipo di comunicazioni? Comunicazioni radio, comunicazioni in fibra, immagino, comunicazioni... Sono comunicazioni, ad alta tecnologia, ad alta velocità, tra il veicolo e la galleria, perché poi... Cioè, su 16 km di galleria... Quanti chilometri di cavi dovete tirare? Ci sono centinaia di chilometri di cavi che sono quelli che consentono appunto il dialogo, per cui la velocità della vettura, il freno, l'arresto, la ripartenza, tutte operazioni che devono essere fatte nella massima sicurezza. Sono tantissimi i dati che vengono scambiati tra, come dicevo, appunto, la regia, la cabina di regia e il singolo treno, no? Sì, anche perché diciamo non è che in cabina di regia c'è uno che fa partire, come quei trenini che fa partire le maglie, le macchine si muovono tutte in automatico, il controllo serve per intervenire in caso di problemi, ma le macchine, come dire, hanno una loro programmazione sia per quanto riguarda la velocità, che sarà abbastanza elevata, arrivano fino a, diciamo, tempi di percorrenza sono molto rapidi, avranno una frequenza, pensate, massima di 1 minuto e mezzo. Quindi diciamo è come prendere un ascensore, uno scende al massimo, aspetta. Quindi quanti treni ci saranno in simultanea quindi sulla linea? Noi stiamo comprando 47 treni e saranno molti treni sulla linea, adesso non so dire esattamente quanti saranno in simultanea, però diciamo la dotazione nostra sarà attorno ai 40, quasi 50 treni. Se ne passano ogni minuto e mezzo, insomma. Saranno molti in funzione contemporaneamente, quindi davvero è un sistema complesso, ad alta intensità, ad alta frequenza e quindi ad alta efficienza. Ecco, ormai però adesso ci ha ingolosito, adesso mi devi dire allora quando useremo tutti noi cittadini la nostra amata M4. Allora c'era un cronoprogramma che prevedeva l'entrata in funzione nel luglio del 2022. Il Comune di Milano insieme alla società concessionaria che io presiedo e ai costruttori stanno rivedendo questo cronoprogramma perché in alcuni punti siamo più avanti, per cui ragionevolmente la tratta da Linate ad Ateo e poi da Linate a Forlanini FS, poi da Forlanini FS ad Ateo e poi da Ateo a San Babila entrerà in funzione prima, in modo particolare come è successo con l'M5, esattamente, si procederà a lotti e si pensa di partire diciamo nella primavera del 2021 su alcune tratte, mentre altre tratte sono più in ritardo e arriveranno ragionevolmente dopo la data prevista, quindi sarà un'entrata in funzione, come dire, a tratte successive a partire dal 2021. Allora adesso una domanda invece per chiudere un po' più personale. Qual è l'emozione di presidere una società che sta veramente cambiando il volto della città? Ma guardi, io sono stato nei giorni scorsi a Reggio Calabria a vedere lo stabilimento, la fabbrica in cui stanno cominciando a costruire i nostri treni, insieme ai treni della stazione dell'area metropolitana di Lima, di Salonicco, di Copenaghen, di Honolulu e di molte altre città del mondo, e vedere la realizzazione di questi
grandi scatole di metallo dal progetto, vederle nascere è stato effettivamente una grande emozione, come è una grande emozione ogni volta che uno si cala nelle gallerie e vede che cosa fanno le centinaia di lavoratori che stanno in queste macchine che, ricordiamolo, lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quelle che stanno sottoterra. Quindi diciamo la mia è un'emozione, ma è soprattutto una responsabilità per un grande sforzo collettivo che vede protagonista il Comune di Milano insieme alle imprese costruttrici, e che cambierà il volto di questa città rendendola una città europea, up to date, aggiornata, sempre competitiva, perché è l'unica città in Italia che ha una rete di metropolitane e di collegamento veloce di trasporto pubblico locale comparabile a quello delle grandi città europee. Noi siamo abituati, quando viaggiamo, ad andare a Londra, a Parigi, a Barcellona, a Berlino, e vediamo queste città che hanno numerosissime reti. Se noi consideriamo le 5 linee di Milano insieme al passante ferroviario, ci rendiamo conto che Milano è una città straordinaria in Italia da questo punto di vista, e credo che se ne renda conto chiunque viene qui da altre città italiane. Poi, per carità, ci sono i disagi legati alla realizzazione delle opere, ma lo facciamo. Infatti, per... Non per... ho chiesto come mai quando poi c'è lo sciopero l'unica metro che non va è quella automatica. Questo è uno dei grandi misteri della, del, e ma è legato al fatto che la sicurezza lì, diciamo, richiede la presenza di una richiede la presenza di una persona, è più delicata. È più delicata, ma poi effettivamente faceva sorridere come cosa. No, allora, appunto, diceva l'emozione, ad esempio, che ha nel calarsi. Allora, noi questa emozione non credo che potremo mai vivere. No, io magari gliela butto lì, se un giorno mi invita a vedere i cittadini milanesi, però so che possono avvicinarsi. I cittadini milanesi sono già venuti a visitare gli scavi che noi abbiamo realizzato in Piazza Frattini, in Piazzale Susa, in via al Manufatto Sereni, e hanno visitato in migliaia. Mi ricordo un giorno l'anno scorso, sotto una pioggia torrenziale, sono venute più di 1500 persone a visitare i cantieri, in quelli che noi abbiamo chiamato Open Day di cantiere, in cui insieme alle società di costruzione apriamo il cantiere alla cittadinanza e permettiamo di vedere i lavori, di scendere nel rustico, cioè nelle stazioni ancora non finite, vedere come sarà la metropolitana. Noi faremo un'altra di questo genere a fine del mese di marzo, quindi consiglio a tutti quelli che ci seguono, che sono interessati, di seguire o su Facebook la pagina di M4 o sul sito nostro metro4milano.it, perché lì daremo tutte le informazioni e anche la possibilità di iscriversi per partecipare a queste giornate. Perfetto, allora io davvero, dottore, la ringrazio tantissimo. Grazie, ringrazio il dottor Fabio Terani, presidente di M4 SPA, per essere qui con noi, che ci ha raccontato appunto che cosa andremo a trovare sotto casa nel prossimo nostro futuro. Insomma, Milano, come diceva appunto il presidente, sempre più europea, sempre più orientata verso l'idea di capitale europea, che è forse il posto che si deve ritagliare. Grazie davvero, presidente. Grazie a voi, e un saluto a tutti, con il suggerimento di venirci a trovare. Seguite allora appunto i vari eventi sul sito e sulla pagina di M4 per sapere quando e dove poter andare a vedere ad esempio gli Open Day, come ci diceva il presidente poco fa. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.